Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sabato a Torino circa 1000 persone hanno manifestato in sostegno di Alfredo Cospito, tra di loro anche centinaia di anarchici provenienti da tutta Europa. L'atmosfera è tesa ma monitorata. Poi, appena fa buio, davanti alla sede di una banca, i manifestanti indossano le maschere antigas e lanciano i primi fumogeni. Sono circa 800 le forze dell'ordine schierate in tutto il centro di Torino che cercano di indirizzare il flusso del corteo. Quando arriva davanti a una compagnia di assicurazioni, comincia la violenza. Via. Maschera, appena potete, maschere ragazzi, appena potete. Gli scontri si avvicinano alla via pedonale più frequentata della città. Allora, per i blancheggiamenti di via Garibaldi, bloccate le persone, abbiamo già mandato via parecchi qui davanti. Quando i manifestanti raggiungono Piazza della Repubblica, dove appena smontato il mercato è panico, tutti scappano, la polizia spara i lacrimogeni. Davanti all'arsenale della pace del Sermic gli scontri sono più duri e assistiamo alle cariche. Dopo 3 ore di follia, il bilancio è di 5 fermi, 2 denunce, 160 identificati, 2 poliziotti feriti e molti danni alla città da riparare. C'è...